Buongiorno a tutti, oggi siamo come vedete in una nuova location, Alti Room di Via Cadorna, ma noi siamo sempre Booksland, quindi parleremo sempre di libri anche oggi. Ci sono certi argomenti, certi generi letterari, l'altra volta vi ho parlato del noir, che ritornano costantemente in determinati periodi. Ora naturalmente è evidente che ci sono parecchie ipotesi. È anche vero che il genere di cui vi parlerò oggi, che è per intenderci genere horror o gotico nelle sue varie accezioni, io parlerò soprattutto di gotico, che è meno splatter, meno gore, meno sanguinolento, insomma, di solito riaffiora nell'arte, in questo caso nella letteratura, ma poi magari in Sperduti nel buio ne faremo un cenno anche per quanto riguarda il cinema. Riaffiora periodicamente in periodi di grande crisi. Non è un caso che i principali mostri, quelli che hanno colonizzato il nostro inconscio, cioè Dracula, l'uomo lupo, Frankenstein, il golem, eccetera, eccetera, abbiano avuto un primo grande sviluppo all'inizio degli anni 30, praticamente in seguito al crollo di Wall Street, 1929, la grande depressione in America. Evidentemente l'inconscio collettivo che si vedeva alle prese con la povertà, con la criminalità, con la prospettiva di condurre una vita miserabile, traduceva tutte queste paure nell'horror. È molto più facile evidentemente combattere Dracula e l'uomo lupo che l'alta finanza, più o meno questo era il messaggio che veniva passato da questi film o da questi libri. Ma in realtà i mostri che oggi noi conosciamo, vedi il vampiro, vedi Frankenstein, che poi noi pensiamo sempre che Frankenstein sia il mostro, ma in realtà Frankenstein è lo scienziato che crea il mostro, quindi sarebbe il mostro di Frankenstein. Va bene, ho puntualizzato, ho fatto come al solito il surciglioso, vabbè, spero mi perdonerete. Comunque narra la leggenda, ma è qualcosa di più di una leggenda, che nel 1816 quattro scrittori, tra cui Byron, quattro scrittori, Shelley, sua moglie Mary Shelley, Byron e il suo segretario Polidori, si sfidarono in una notte tempestosa, va un po' a vedere, proprio così, a chi creava il romanzo più pauroso. Ne vennero fuori almeno due libri che sono rimasti nella storia di questo genere, nella storia della letteratura tout court. Il vampiro di Polidori, che precorre evidentemente il Dracula poi di Bram Stoker, e Frankenstein di Mary Shelley, che era appena diciottenne, fra parentesi, scrisse questo capolavoro del genere horror. Evidentemente c'entrano molte cose, c'entra anche la paura della scienza, della tecnologia. Eravamo 200 anni fa, ma evidentemente le stesse paure percorrono epoche diverse e quindi dobbiamo tener conto di tutto ciò. Tra il vampiro di Polidori e Dracula di Stoker ci sarà poi ancora una vampira, eccola qua, Carmilla, di un altro scrittore irlandese, Joseph Sheridan Le Fanu, che ha scritto numerose altre ghost stories, ma ha scritto questa Carmilla, che è il primo vampiro femminile. In realtà nel corso della vicenda poi Carmilla diventa Millarca, diventa Mircalla, perché cambia nome. C'è anche un gioco a livello letterario dello scrittore, ma Carmilla è soprattutto questo vampiro che tra gnomi e folletti evidentemente precorre tutto questo genere horror. Ma perché vi dicevo che l'horror un po' come il noir è un genere che ritorna durante le crisi? Beh, pensiamo solo a Dracula, no? Il Dracula è l'ultimo praticamente degli eroi romantici ed è alle prese con l'irrazionale, con la magia, con il sangue, perché no, anche con il sesso, ma verrà alla fine sconfitto dalla scienza. Verrà sconfitto dalla scienza
Non solo, ma pensate a Dracula che arriva a Londra ed è un corpo estraneo in questa città, quindi c'è anche questa sensazione di estraneità urbana. Tra parentesi, se proprio vogliamo dare un ulteriore significato al personaggio del vampiro, diciamo che il vampiro ha attecchito molto, la leggenda del vampiro ovviamente ha attecchito molto nei paesi cattolici come l'Italia, come la Romania, parte della Svezia, l'Irlanda, dove è stato introdotto il purgatorio, perché naturalmente una volta c'era l'inferno e il paradiso. Questa condizione del purgatorio è stata successivamente introdotta ed è un posto che non è né l'inferno né il paradiso, un po' come il vampiro non è né vivo né morto, è non sferato, il non spirato in qualche maniera. Ci sono alcuni altri mostri estremamente interessanti che percorrono il genere horror. Uno è l'uomo lupo, su cui non mi soffermerò più di tanto, ma uno spesso dimenticato è il golem. Il golem, narra la leggenda, viene creato nel 500 dal rabbino Löw a Praga per difendere gli ebrei dall'antisemitismo. Viene creato dall'argilla, sulla fronte gli viene impressa una parola, Emet, che vuol dire verità, e quando si ribella il suo creatore può venire ucciso solamente cancellando la prima lettera di questa parola, che diventa così Met e non più Emet, e vuol dire morte. Traete voi le vostre conclusioni su ogni significato simbolico di questo avvenimento. Quello che mi preme dirvi però è che noi siamo abituati sempre a pensare che il genere horror sia un genere prettamente straniero, che in Italia non ha mai attecchito. Beh, in effetti devo dirvi che anch'io ero convinto di tutto questo, anche perché poi potete sentire i gruppi musicali vari, Iron Maiden, no? Vergine di Ferro, i Black Sabbath. Fra parentesi, i Black Sabbath si chiamano così, lo dico per gli intenditori del genere musicale, perché un film di Mario Bava, grande regista italiano, I Tre Volti della Paura, regista di genere ma molto valutato in Francia e ritenuto alla stregua di Fellini o Visconti negli altri paesi europei, mentre da noi viene sottovalutato, dicevo che un film di Mario Bava, I Tre Volti della Paura, aveva come titolo inglese appunto Black Sabbath, da cui questo gruppo musicale ha tratto l'ispirazione per fare il complesso. Spero li conosciate, fanno una musica pazzesca, ma che a me, devo dire, piace molto. Ritornando all'argomento, vi segnalo questo Alla Fiera dei Mostri di Fabrizio Foni, edizione Tunuè. Questo libro che cosa ci dimostra? Che il genere horror, in maniera più o meno sotterranea, su riviste che si chiamavano anche La Domenica del Corriere, ma per terra e per mare, Il Giornale del Viaggio, L'Oceano, venivano pubblicati racconti che sconfinavano dal fantastico all'horror, coltivando così una tradizione italiana che esiste in tutto il primo Novecento, che è stata un po' dimenticata e che noi dovremmo recuperare. Se siete curiosi di sapere i titoli e gli autori, questo è il libro che fa per voi. Prossimamente, in una delle prossime puntate, io vi parlerò anche dei libri, vi racconterò un po' delle trame e quindi spero di suscitare così il vostro interesse nei confronti di questo genere. Grazie a tutti, ci vediamo fra poco per Sperduti nel Buio a parlare di cinema, la prossima settimana per Booksland. Grazie a tutti, ciao.